Oggi è l'ultima volta che passo questo cancello, queste sbarre di ferro che tengono lontano da me l'uomo che amo. Stanotte fuggirà fuori da queste mura, è tutto pronto, alle 11:30. Questo sono venuta a dirgli. Non so se battano più forte i miei tacchi sul pavimento o il mio cuore. È sempre così quando vengo a trovare... Joe Sullivan. Sì? Ecco fatto. Dovrà aspettare qualche minuto, ha un'altra visita adesso. La notizia è ufficiale? No, veramente non avrei dovuto dirglielo, ma volevo che lo sapesse. Quanto tempo è che lavora col mio avvocato? Oh, dal giorno del suo processo, più o meno un anno. Non più o meno un anno, è un anno esatto. Così lei dice che se mi comporto bene potrò avere un permesso sulla parola per uscire da questa specie di trappola tra 2 o forse 3 anni. Più probabile 3. Stupendo. Starebbe 3 anni ad aspettarmi? Veramente? Ma non vedo... Non alludevo a lei in particolare. A una qualsiasi donna. Ah, non lo so. Dipenderebbe... Già, forse ha ragione. Cosa ne è stato di quel fattorino scemo, quel tizio del vostro ufficio? Rudy? C'è ancora? Fa lei le commissioni invece sua adesso? Mi ha sempre interessato il suo caso, fin dall'inizio. Pare anche a me. È la terza volta che viene qui. Seconda. Tiene il conto? Devo andarmene ormai. Se posso esserle utile in qualche modo, mi scriva 105 Rochester. E non scarti quella possibilità. Ci rifletta. Sì, certo, ci penserò. La prossima volta non si metta quel profumo. Perché? Non è un aiuto a comportarsi bene. Va bene, Miss Martin. Tocca a lei, Miss Cameron. Ehi, Sullivan, hai un'altra visita. Ti sono rimasti 5 minuti. Ciao. Non ci si può fidare di un uomo neanche se chiuso dentro una gabbia. Ah, smettila di essere gelosa, sai bene chi è. Come posso non saperlo? Era sempre tra i piedi durante il processo. Non dovrai aspettare più a lungo. Quando? Stanotte. 11:30. Rick ha sistemato tutto. È in gamba? Lo credo bene. Se tu sei qua ora è per lui. Lascia perdere adesso. E qual è il piano? Più forte! Parlate ad alta voce! Non noteresti alcun cambiamento. Tutto è esattamente come era prima. Bene, ne sono felice. Secondo me è perfetto. Lo approveresti anche tu. Piace anche a Rick. Rick? Ah, lui se ne intende. Beh, allora, se mi occorre qualcosa, so dove trovarti. E grazie d'essere venuto a trovarmi. Sai che non devi ringraziarmi di nulla, Joe. Farai attenzione, vero? Sicuro. Sì, starò attento. Voglio respirare di nuovo. Per questo voglio uscire da queste mura.
Ho necessità di un po' d'aria fresca. Io non ci arrivo, Rick. Fare uscire Joe. Quando scoprirà che lo hai truffato nell'affare del cotone, verrà qui col sangue agli occhi. Ah! Spiegaglielo tu, Fantail. Non lo capisco neanch'io. Solo che io non faccio domande. Hai mai provato ad evadere da una prigione? No. Hai fatto bene. Dimmi, che probabilità ha uno di filarsela dalla propria cella senza essere fatto fuori? Ma una su mille. Bene. Allora rimangono 999 probabilità di essere fatto fuori. E supposto che ce la faccia, che probabilità ha di passare il muro? Boh. Una su 10.000? Sì. Diventerai più bravo di Einstein. Adesso supponi che gli riesca. Stenderanno una rete intorno alla città e avrà ancora 1.000 miglia in aperta campagna fra sé e Frisco. Ecco le sue probabilità, adesso fai il conto. Trovi sempre qualcuno che preme il grilletto per te, vero? Anche la polizia. Perché no? È legale. E poi mi piace aiutare gli amici. Così apro io la prima porta. E anche la seconda. Sono gentile con Joe. Mi piacciono lui e Pat. Io gli apro ben 3 porte. E che al resto pensi lui? A essere fatto fuori. Urlava che voleva uscire fuori. Quando uno urla non mi piace, specialmente un amico. Potrebbe farsi sentire dal giudice istruttore e non vorrei davvero disturbarlo. Ha tanto da fare. Aspettare. Mi sembra di non aver fatto altro tutta la vita che aspettare Joe, fa attenzione. Sii prudente. Ragazze in gamba, mi vanno a pennello. Mi pare strano, ormai conosco bene le sue misure, Joe, è così bello essere di nuovo insieme. Ehi, pensa a guidare. Dobbiamo evitare i posti di blocco. Dov'è la carta? Nella tasca della camicia. Dobbiamo arrivare.
arrivare all'angolo della terza strada alle 11.42. Ce la faremo. Joe, guarda nella borsa. Ci sono i passaporti e i biglietti per Panama. Lasceremo San Francisco fra 3 giorni. 3 giorni? Che guaio. Non c'erano altre navi. E Rick? Quando lo vedo? Dopodomani, a Crescent City. Bene. Sei stata meravigliosa. Ma non so che dire per ringraziare. Me lo dirai più tardi, senza parole. Che c'è, il motore? Ma non può essere, l'ho fatto rivedere. Ah, non dirmi che sei stata così idiota da non fare il piede. Posso volerti bene come una scema, Joe, ma non sono scema. Ecco cosa è successo, hanno colpito il serbatoio. Joe, come faremo? E la lasciamo qui, piccola, non serve più a niente. Con 2 biglietti per il paradiso, restare bloccati in questo inferno. È questa la casa. Avremmo potuto essere fuori città a quest'ora. Invece siamo bloccati qui. La nostra sola speranza è di nasconderci da qualche parte. Joe ha un suo piano, ma mi piace poco. Aspetta qui. Poteva aspettare 3 anni. Joe, cosa sta facendo qui? Come ha fatto ad uscire? Ah, non si tocca. Oh, Joe, come ha fatto? Alle onde corte quella radio? Cercano lei? Sì. Hanno chiamato tutta la brigata, compresi i pompieri. Spero che si divertano. Joe. È una sciocchezza, è pazzesco! Ed è ancora a piede libero. Ripetiamo, l'evaso è Joseph Emmett Sullivan, statura 1,83, capelli rossastri, occhi azzurri. Si sa che ha cambiato abiti, è armato e pronto a tutto. La segnalazione per tutte le macchine, fine messaggio. Ma Joe si accorge che non ha la minima speranza. Chiamo lo sceriffo, macchina 12, 56esima strada statale, direzione est, verso Pueblo, Plymouth, berlina grigia con detenuto evaso a bordo, fine messaggio. Bene, cominciano a confondersi, saranno a spoccare tra poco. Ora le spiego la situazione, le maglie della rete stanno diventando troppo strette, mi serve un nascondiglio per un paio di giorni. Joe, le consiglio di tornare indietro. Indietro? Torni in prigione. Ma vuole scherzare? Forse è ancora in tempo. Prima che peggiorino le cose, mi lasci chiamare la polizia. E crede che dopo quello che ho rischiato ritorni dentro di mia volontà? Upa, uno di noi due deve essere matto. Proprio così. Senta, sono venuta a trovarla un paio di volte in prigione. Perché crede che l'abbia fatto per la sua bella faccia? Potrebbe darsi. Mi interessava un ragazzo sul quale avevo letto un rapporto. A 12 anni rischiò la vita in un incendio per salvare altri 8 ragazzi. Ebbe una medaglia per questo. Mi chiedevo cosa era successo a quel ragazzo. E che ne so io? Ci saranno stati altri incendi. Forse avrà fatto il pompiere. Forse è morto bruciato, che ne so. Resterò qui che le piaccia o no. Non so più che cosa devo fare. Se avessi una pistola lo saprei. Non ha bisogno di pistola lei. Da
dallo sceriffo al comando polizia federale, presidiati i punti stabiliti, da Oak Creek Canyon a Lincoln Park, fino al bivio di Solida. Come si dan da fare? Come la mettiamo? Stia attenta a quello che fa, se no... Va bene, John. Va bene, ha vinto. Forse sono io che ho torto. Ah, bene, bene, benissimo. Semplificherà le cose per tutti. Faccio salire il mio socio. Socio? Sì. Le dispiace se vado a mettermi un vestito? No, no, faccio pure. Porti alla settima... Mi dispiace, sono impegnata. È impegnata? Sì, un minuto, scendo subito. Va bene, va bene. Crede d'essere furba, eh? Brutta spiona. Dovrei accopparla con questo. L'ha fatto per il mio bene, scommetto. Crede che stia giocando per caso? Mi ha rovinato l'unico nascondiglio che avevo. Ha la macchina? No. Non l'ha, eh? Silvestra, dobbiamo andarcene di qua. Oh, no, andrà solo. Vuole che la vesta io? E lasci la porta aperta. Ah? Sì. Stai aspettando una telefonata? Già, della polizia, lei ha la telefonata acuta. Oh, carina. Guarda che ho trovato, può essere la salvezza. Con due ragazzi in macchina forse ce la farò. Sì, può anche darsi, ma non mi garba. Aiutala a vestirsi. Ma è necessario. KROX al comando polizia federale, presidiata strada numero 12, presidiata strada statale fino a Florence, presidiato bivio di Cripple Creek, presidiata strada numero 66. Fine messaggio. Smettila di gingillarti e vestiti. Pat, la polizia. Va a prendere la macchina. Joe, ascolti. L'ha già detto tutto. E se vuol sapere quello che è successo a quel ragazzo con la medaglia, ha dovuto impegnarla a 16 anni perché aveva fame. Macchina numero 3, al capitano Phil. Raggiunto posto di blocco al bivio di Carter Creek. Tutti i punti sono sorvegliati salvo Rockville Bend. Pattuglia Polizia Federale numero 8 al capitano Phil. Dobbiamo esserci. Rockville Bend e punti adiacenti presidiati. Siamo a posto. Se sfugge questa rete è più scivoloso di un'anguilla cosparsa di vasellina. Ce l'avevamo fatta. Eravamo riusciti a uscire dalla città. Ma per non so quale strana ragione mi sentivo peggio di prima. Come uno che ha perso due volte. Forse era per il pericolo passato. Per quanto ci fossero ancora altri posti di blocco da superare. O forse era per via di lei, che era seduta vicino a Joe. Là dove avrei dovuto essere io. Dove sarei stata io se non ci fosse stata lei tra i piedi. Se non ci fosse stata lei... Perché non la lasciamo qui, Joe? Dobbiamo passare altri posti di blocco. Non voglio che la trovi un'altra macchina e che racconti tutto. Ma c'è solo d'impaccio. Senta, se lo ama davvero, perché non cerca di dissuaderlo? Io faccio quello che vuole lui. Qualsiasi cosa accada, sarò sempre con lui, sia che vada bene o male.
Perché teneva tanto a farlo uscire sulla parola? Interrompiamo un momento la nostra trasmissione per darvi un comunicato speciale della polizia. Attenzione a tutti gli agenti di polizia e ai cittadini della contea di Salida. State attenti a una Dodge grigio chiaro convertibile che è stata rubata. Il numero della targa comincia con 92. Si tratta di un criminale pericoloso, forse armato. Fate molta attenzione. Joe, cosa faremo ora? Non essere seccante. Ci penseremo su. Studieremo qualche cosa. Scusami, Pat. Non fa niente. Guarda, una stazione di rifornimento. Già. Forse... Sì. Già. Vieni d'occhio questa pericolosa signorina. Può farci qualche scherzo. Hai un'arma? Uh-huh. Usala se occorre. Con piacere. Ti ringrazio. Lasci qui le chiavi. Sì. Sono subito da lei. Bene, non c'è fretta. Ho bisogno di sgranchirmi un po' le gambe. Da accendere? Sì, credo di sì. Ehi, che state facendo là? Ti sta inseguendo? Mi auguro che buchi. No, spero di no. Attenzione, è ricercato una Dodge convertibile grigio chiaro. Il numero della targa comincia per 92. Il guidatore può essere armato. Fine messaggio. È proprio questa qua. Perché mi avete fermato? Andiamo, scendi. State a sentire, sto inseguendo uno che mi ha rubato la mano. Avanti, dai, guarda se è armato. Armato? Perché dovrei esserlo? Vi ripeto che sto inseguendo uno. Vorresti che noi li corressimo dietro, no? Sì, certo, possiamo raggiungerlo. Monta solo su e gira la macchina. Sentite, vi posso provare che io... storie, monta su e gira la macchina. È inutile. Tutto a posto, abbiamo preso il nostro uomo, andate pure.
non ne parli, adesso svelta. Ha fatto bene a star zitto. Avrebbe sparato, vero? Crede? Beh, hanno preso la macchina, ma c'era sopra un altro. Il nostro uomo ha cambiato macchina. Già. E dov'era diretta l'altra macchina con quello che cerchiamo? Era una giardinetta Willis. Secondo le ultime informazioni stava dirigendo a sud-ovest, verso le montagne azzurre. Manda un segnale ai quattro stati, Oregon, Idaho, Nevada e California. Io vado sul posto. Attenzione, allarme a quattro stati, Oregon, Idaho, Nevada, California. Prendemmo una strada secondaria per riposare un poco prima di andare verso la locanda di Oscar. Un rifugio sicuro in mezzo alla collina. C'era l'odore dei pini, il cielo stellato. E improvvisamente mi sentii, non so, lieta e triste nello stesso tempo. Ero anche gelata. Non puoi assicciare un po' il fuoco, Joe? Vuoi guidarli qui con un gran farol? Rischiamo già abbastanza così. Dobbiamo proprio andare da Oscar. Potremmo mancare Rick. Dobbiamo sbarazzarci di quella macchina. Poi Crescent City, Rick e $50,000. Ti rendi conto che non siamo soli? Ma lei starà buona. Respirate. Questa è quell'aria pura che ho desiderato per tanto tempo. Davvero? Quest'aria è buona solo per un certo genere di uomini, quelli liberi. E io come sarei? Sono libero adesso. Crede? Uno che vive di paure e che è costretto a correre da un nascondiglio all'altro lo chiama libero? Già, alza un po' con la musica, forse smuoverà un po' questa monotonia. Cos'è stato? Era uno scoiattolo, niente di più. Libero, vero? Mi stia sentire. Non farti imbambolare da lei, Joe. Prima di salutarti, ragazza mia, voglio farti a pezzi e insegnarti a... C'è un uomo a cavallo che si avvicina. Perché avete acceso un fuoco qui? Oh, è vero. Andiamo, Pat, aiutami a spegnerlo. Basterà soffocarlo con la terra. Veramente è colpa mia, lei non è di queste parti, ma io avrei dovuto saperlo. Sapete, bisogna fare attenzione. Oh, sì, lo so che è molto pericoloso, ma stavamo proprio per andarcene, ci siamo fermate a mangiare. Siete sole? Sì, avevo promesso alla mia amica un campeggio qui. Dovrei portarvi dentro, ma vedo che siete delle brave ragazze. A proposito, non avete armi da fuoco? No, no, mi pare. Va bene. Buonanotte. Buonanotte. E buon campeggio. Grazie. Beh, è andata bene. Credevo proprio fosse la fine. Anch'io. Grazie, Anna. Grazie. Ma non l'ho mica fatto per voi due, l'ho fatto per lui. Lei l'avrebbe ucciso. L'ho vista la pistola. Ho visto bene la sua faccia. Lei è un assassino. Ehi, un momento. Posso averla idealizzata finora, ma adesso lo so. Lei è un serpe nascosto nel fango. Non deve più temere che io la denunci. Non abbia paura, non è necessario. Avrà certamente quello che si merita prima o poi, non tema. Che faccia tosta. Tu, dobbiamo far presto. Tocca a te. Visto. Che maniera sciocca di celebrare il proprio compleanno, Rick, vieni. Mi rendi nervoso. Senza fretta, Rick. Ma credevo che fosse un ricevimento, non una partita a poker. Forse oggi la fortuna non è dalla tua. Da carte.
E tu va a ballare con Bruco o con chi vuoi? Mi stai seccando! Oh. Valiano? Ancora non hanno preso Joe, vedo. Dagli tempo. Sembra che tu ti stia divertendo, Fantail. Prima o poi voglio preparare qualche cosa anche a te. Molto speciale e divertente. Per il suo compleanno. Bene. Continueremo più tardi. Capo, devo parlarti subito. Non c'è fretta. Non ce n'è molto. Versaci ancora un po' di cognac, qualche goccia. Senti, capo, non... Siedi, ti aspetta. Magnifico. Joe. Joe cosa? Mi hanno comunicato poco fa che Joe Sullivan è a largo. Una probabilità su 1 milione e vi hai anche spalancato le porte. E dovresti incontrarlo a Crescent City domani sera. Con $50,000. Buon compleanno, Rick. Portatela via, avrebbe dovuto stare più attenta. Non brucia, non so come fa a esserci insieme. Portiamola nella sua stanza, attenzione. Senti. Che ti prende, Fantail? Non ti è piaciuta? Non hai niente da dire? Ti stavi divertendo un mondo, vero? Bene, ti divertirai ancora. Incontrerai tu Joe per me domani sera a Crescent City. I don't want him to meet me ever. Passammo la notte in macchina attraversando quelle colline. Joe non aveva detto una parola. Io sapevo, o credevo di sapere, cosa stava accadendo dentro di lui. Si stava innamorando di Anna. Quando mi provai a dirglielo, mi disse di chiudere il becco. Via, via, entrate, via! Dentro! Joe! Quando ti ha fatto uscire? Loro mai. Me la son filata, Oscar. Capisco. Mettila in garage. Non si è parlato ancora di me qui? Qui siamo lontani dalle statali. Bene. Questo è Pat e Anna. Ci occorre del cibo e un'altra macchina. Per il cibo è facile, ma l'unico macinino che ho è quello là e lo stavo riparando. Non sarà pronto fino a stasera tardi. Bene, purché riesca ad essere a Crescent City prima di mezzanotte. Venite, vi vorrete rinfrescare un po'. Come sta, Fran? Preoccupata al solito. Che ti è successo? Dal momento hai per rovinarmi. Questi maledetti tacchi alti. Guarda su, vieni, li porto io. Devo rompermi una gamba perché tu mi prendi in braccio. L'aiuto ti do. Sta zitta, sei stata in gamba. Forse nel mio intimo sapevo già quello che stava accadendo. Guardandolo, un pensiero mi rodeva il cervello. Egli non mi aveva mai detto sul serio di amarmi. Strano come certe cose a un tratto vengano in mente. Prima d'allora non mi era mai importato. Ero stata sempre felice di accettarlo a qualsiasi condizione. Ma ora, per fortuna, è solo una slogatura. Ah, sì. Starai benone domattina, cara. Solo non camminarci. Ti ricordi quella volta mentre ballavamo a Siviglia? Anche allora mi slogai una caviglia e tu mi dicesti... Ma non mi stai ascoltando. Ah, scusami. Cosa dicevi? Niente di importante. Le ho finite. Farò un salto giù a vedere se Oscar ne ha qualche pacchetto. No, ne ho io qui. No, anche le mie sono finite. Ritorno subito.
Prendi la strada a destra. Frank, Bob e Chuck, andate intorno al passo Hawker per di dietro. Ray e Don, prendete la strada laterale. Il resto di voi segua i sentieri. E ricordatevi tutti, cercate di stringerlo da ogni lato. Non gli date via d'uscita. Ricordatevi, è pericoloso. Bene, andiamo. Oscar, l'hai visto Anna? No, non l'ho vista. Questo carretto dovrebbe essere pronto tra tre quarti d'ora. Bene. Stai godendo il panorama? Ho finito. Aspetta. Mi lasci, Joe. Ah, è il luogo ideale per un incontro sentimentale. C'è la luna, l'acqua, c'è tutto. Anche la musica. Accetto che io non sono in vena d'essere sentimentale. No, e c'è una ragione, vero? Mi sembra di ricordare che sono un serpe nascosto nel fango. In fondo ha quasi ragione. Sono veramente uscito dal fango, da un mare di fango, dal fango della miseria e dell'orfanotrofio, dal fetido fango che cerca di sommergervi dopo che avete rischiato la vita per gli altri, per non parlare di quell'altro fango da cui sono uscito, il penitenziario. Già, sono nato e cresciuto nel fango. E m'arrampico con tutte le mie forze per non esserne sommerso. Secondo me, vuol tornarci. Volevo vedere cosa faceva quando era baciata da un serpe sporco di fango. L'è scotta, vero? E cosa sa lei della vita? Probabilmente ha avuto tutto quello che le abbisognava da quando è venuta al mondo. È facile. Quando uno si sente al sicuro è un'altra cosa. È questo che pensa. Soltanto perché ho una macchina, un vestito in ordine e le unghie pulite, crede che non abbia dovuto lottare? Ho avuto un'educazione, certo, ma vuol forse dire che ho avuto tutto facile dal principio? Mio padre era un funzionario. Morì mentre faceva il suo dovere. Solo che non ebbe né premi, né compensi, né necrologi. E lasciò tre figlioli. Lei solo ha dovuto lottare, vero? L'unico modo in cui sa lottare è stupidamente, con la violenza. Ma ci sono altri modi a cui forse non ha mai pensato. È la lotta quotidiana di ognuno per procurarsi il cibo, un'educazione, un lavoro onesto e il rispetto del prossimo. Facile. Io non ho mai avuto niente di facile. Tutto ciò che ho è una vita pulita e nient'altro. Voglio che Joe sia lasciato tranquillo, intesi? Lo hai avvelenato. Era sicuro di sé, sapeva quel che voleva fino al tuo arrivo. Se questo può consolarti, sappi che di Joe non mi importa più adesso. Allora questo è per prima. Grazie, forse l'ho meritato. Mi hanno telefonato. Un tale impazzito ha ucciso qualcuno e sta venendo da questa parte. Ascolta. Resta in casa, spegni le luci. Thank you.
Avrei dovuto lasciare fuori i cani, l'avrebbero tenuto alla larga. Fatemi entrare! Vattene se lo vuoi che spari! Apritemi! Apritemi! Fatemi entrare! Mi prego! Mi prego! Per favore! Mi prego! Abbiate pietà! Fallo entrare, povero uomo. Joe, pensaci su, non fare lo stupido! Mi prego! Joe, non farlo, non farlo! Apri gli Oscar. Grazie. Che cosa ha fatto? Ha ucciso qualcuno ed è scappato quassù. No, non è qualcuno quello che ha ucciso. Non è soltanto qualcuno, era lei. Io non so perché, non so perché l'ho fatto. L'amavo. Non so perché, non so perché. Andiamocene di qui. Non c'è più scopo ora, non c'è più scopo. Oh, vorrei morire. Portagli da bere, Fran. Uno che ha ucciso? Sì, sì, l'ho uccisa. Non c'è scopo senza di te, Mary, non c'è più scopo. Prepara le bombe lacrimogene. Suoneremo alla porta. Daremo fuoco alla casa se occorre. Ehi, là dentro, uscite! O verremo noi a tirarvi fuori! L'ho voluto io! Sì. No, l'ho voluto io! E me lo merito, l'ho voluto io! Scopo della vita senza di te, Mary! Ecco come finisce. Joe, stanno venendo qui, andate nel magazzino. Me ne occupo io. Andiamo. Tutto bene qui? Sì. Bene. Ci ha minacciato, ci ha ordinato di spegnere la luce. Mi occorre il telefono. Sì, faccia pure. La polizia, prego. Spero non l'abbia spaventata, signora. Pronto, Jim? Sì, tutto a posto quassù. Alla locanda di Oscar. Abbiamo dovuto sparare, l'abbiamo ucciso. Ma è stato lui che l'ha voluto. A che ora? Circa le 9:20. A più tardi. Bene, buonanotte. Buonanotte. Mi dispiace di quanto è accaduto. Puoi arrivare a Crescent City in 2 ore, dovresti farcela per mezzanotte. Grazie, Oscar. Appena avrò i quattrini da Rick, penserò a te. Grazie, fai i miei saluti a Rick. E cerca d'essere prudente. Non temere. Lascerò la professoressa alla stazione dell'autobus, poi andrò a incontrare Rick da Grinshaw. Joe. Tornerò con 50 bigliettoni. Forse dovrei venire con te. Con la gamba zoppa? E saresti un bel aiuto. Riposa un po' quella caviglia. Rimarremo qui a lungo. Solo il tempo di riscuotere. Sta attento e torna presto. Presto? Ci puoi contare. Sai che ti dico? La vita comincia a 50.000.
Grimshaw, guarda qui. Non arrivo mai a fare più di due piani. Allora perché continui a provarci? E tu perché non provi a star zitto, idiota? Sembra che non si faccia vivo. Già, mi si spezzerebbe il cuore. Specie se il mio lavoro l'ha già fatto la polizia. Forse sarà meglio che chiuda. Ci dormiremo sopra. Sì, chiudi pure. Una macchina. Passa la saracinesca. Vado nell'altra stanza a preparargli la bara. Perché ci fermiamo qui? Non è il capolinea dell'autobus? No, già, non è qui. Ho pensato che se non le dispiace aspettare, sistemerò prima i miei affari. Poi avrò un po' più di tempo per metterla sull'autobus. Anzi, ripensandoci, è meglio che venga con me. Piace? Non si può entrare qui dentro senza acquistare qualcosa. Ciao, Joe. Piacere di vederti. Salve, Walter. E qui, Rick? Sì, ti sta aspettando nel retrobottega. Perché non sceglie qualcosa? Un ricordino del nostro viaggio. Qualcosa per una coppia felice. O meglio per un uomo e due ragazzi. Grazie, lo farò. Oh sì, ho tante belle cosette qui. Ecco, guardi questo. Walter ha una mente da registratore di cassa. Suona ogni volta che apre bocca. Beh, dov'è? Sono qui. Cosa vuoi? Mica male, eh? Solo che io sono la sua bella copia. Riconosco la sua firma. Bene. Ho sempre detto che è un piacere parlare con la gente svelta. Tu non sciupi il fiato. È prezioso il fiato. Già. Già. Così è la vita. Qualcuno vince e qualcuno perde. Puoi alzare un poco di più quelle mani? Grazie. Prendili la pistola. Ora voltati, canaglia. Spero che non ti arrabbi se ti chiamo così. Va pure. Mi capita spesso oggi d'essere chiamato canaglia. Walter, quanto fai pagare per imbalsamare una testa? Una bella testa intelligente. È fuggita tutta sola dalla galera evitando tutti i posti di blocco ed è capitata qui. Per farsi imbalsamare. Che testa furba. Voglio anche dire a Ricky che hai preso quell'orso per lui. Ci si divertirà. Potrebbe crepare dal ridere. Oh, muoviti, babbeo. Fuori la sabbia è morbida. Non ti farai male cadendo. Oh, muoviti. Yeah.
Se ti fa piacere, cerca di pensarla in questo modo. Volevi salvarmi la vita. So che non lo merito, ma... Oh, oh sì, che lo meriti. Io ti amo. Ne riparleremo più tardi. Senti, Pat, non far domande, fa come ti dico. Affitto una macchina e vieni sulla strada lungo la spiaggia. Immediatamente. Cosa c'è? Questa è il capolinea. C'è una macchina che ti aspetta laggiù. Va, prendila. Prendila e va a casa. Giù! Siamo assortiti come cane e gatto. La notte era... la notte. Va, fa come ti dico. Sì, prudente, fa attenzione a guidare e non prendere su passeggeri o ex galeotti. Te ne pentiresti. Giù! Non hai il coraggio di guardarmi. Va, Anna, va! Vattene, ti dico! Forse avrei dovuto sentirmi come se avessi vinto. Invece no. Mi dispiace persino per lei passarle davanti così. Anche lei era una ragazza innamorata di Joe e aveva perso. Anch'io avevo passato spesso momenti del genere per non sapere quel che provava allora. Povera ragazza. Quanti, prego? 20 litri, per favore.
Senti, Rick. Ho sorvegliato tutte le strade, come mi hai detto. Ma da solo non posso. Sono $2. Ecco, a voi. Grazie. Ah, è questa la strada più breve per San Francisco? Sì, signorina. Grazie. Smetti di bestemmiare, ho visto qualche cosa che credo ti farà piacere. Tra meno di un'ora lasceremo San Francisco. Adesso che ce ne andiamo veramente, sento che era affezionata la città. Perfino a quei vicoli, dall'altra parte della città, dove sono cresciuta, dove ho saltato a corda, ho pianto, ho riso, dove mi sono innamorata. E ora, Joe, che fai con quella pistola? Vado a fare un saluto a un mio amico. Rick! Conosci amico migliore? Joe. Oh, Joe, questo è agire da stupidi. E poi gli devo qualcosa. Credevi che me ne sarei andato senza sdebitarmi? Ma, caro, la nave parte fra 2 ore. Sarò a bordo in tempo. Sì, o non tornerai affatto. Lui non chiede di meglio. Ma non lo vedi? È proprio questo che lui vuole. Lui sta pregando che tu lo vada a trovare. Sarà esaudita la sua preghiera. Joe, ascolta. È la tua sola speranza di essere libero. Non sprecarla per lui, non lo merita. Lasciami andare. Nessuno mi ha mai fatto un simile scherzo senza poi pentirsene. Vuoi rischiare la tua unica possibilità, la nostra vita, solo per vendicarti di lui? Dimentichi qualcosa. Non solo voleva sbarazzarsi di me, ma c'è anche una faccenduola di certi quattrini. Ma cosa mi importa di quel denaro? Tu sei vivo e solo questo mi importa. Pat, tu non capisci. Devo farlo. Come vuoi. Va bene, fa pure, va da lui, dagli una lezione, fa l'eroe e fatti ammazzare mentre lo fai. Cosa mi importa se muori o se sarai rimesso dentro? Non importa niente, niente. Andiamo, padre. No, fa pure, non badare a me. Sono una stupida che può aspettare 10, 20, 30 anni. Che aspetta e piange. Vattene. Se te lo dicesse Anna, non lo faresti? Non nominare quella ragazza. Perché? Chi è che non posso nominarla? Quella vipera, con la faccia da bambola. Cos'è per te quella donna? Non è niente. Capisco, ti ha messo le unghie addosso, e bene. Sei insinuata in te tanto che non sai più quello che dici né quello che fai. Smettila! Non posso nemmeno pronunciare il suo nome. Quella falsa, quella piccola svolta. Va bene, Joe. Fa quello che vuoi. Guarda che ti ho portato, Rick. Ti sei lasciato scappare giù. Hai una bella faccia tosta. Un minuto, Rick. Per sentire le tue scuse? Chi è? Che vuole da me questa? È la ragazza di Joe, la sua ragazza preferita. È stata con lui per tutto il viaggio. Sì? Dov'è nascosto, Joe?
Ma io non lo so, non ne ho la minima idea. Naturalmente non ne hai idea. Ma ci sono mezzi per saperlo. E convincerti. Io stavo per fare una cosa che non avrei mai sognato di fare. Stavo per chiamare la polizia. Stavo per... Basta. Ma io non so come... Questo è il guaio, non so come fare. Va bene. Prima d'ora mi hai dato sempre tutto senza chiedermi mai nulla. Avanti. Muoviti. Prendi la tua roba. La mia roba? Certo. Certo, i vestiti che hai comprato per noi stamattina. Quando una coppia va a fare un viaggio, in genere si veste bene, non è vero? Oh, andiamo, prendi i tuoi stracci e filiamo da qui. No, non sapeva dov'era. Tu, ti organizzo tutto e cosa fai? Non sai neanche dov'è. Rick. Mi hanno informato ora. Pat Cameron è all'albergo Clark. Joe, con lei? Non lo so, non l'han visto. Forse sta venendo a trovarti, Rick. Dobbiamo fermarlo prima che arrivi. Beh, cosa consigli di fare? Hai qualche altra idea brillante? Sì. Voi andate giù ad aspettarlo. Sorvegliate tutte le strade. E fatelo fuori. Non voglio vederlo. Lo credo bene. Forse non verrà qui, capo. Forse proverà qualche altra cosa. Forse... Voglio sapere dov'è. Prendi il telefono e chiama Pat Cameron. Ma perché? Non fare domande, chiamala. Ti dirò io cosa dire. Va bene. John, io sono pronta. E tu? Certo. Ah, poi dicono delle donne della loro toletta. Quanto tempo abbiamo? 40 minuti. C'è tempo, allora. Volevi che sembrassimo una coppia distinta, vero? E non degli accattoni. Beh, nel caso tuo non credo che riuscirai a far molto. Ah, è così, eh? No, non ora, Joe, smettila di giocare. Ogni minuto è importante. Rispondi tu. Pronto? Rick ha preso Anna. Anna Martin. Se Joe non si fa vivo per la mezza, non la riconoscerà più. Se posso dare un consiglio... Meglio che venga subito. Sì, sì, grazie. Chi era? Il portiere voleva sapere se andavamo via, se ci serviva niente. Gliel'hai detto, no? Ci servirebbe una scorta di polizia per andare a bordo. A proposito, avrei bisogno di sigarette. No, John, non abbiamo tempo adesso, le prenderemo a bordo. Che è successo, Patti? Non stai bene? Tutto a un tratto ho avuto paura. Non temere, andrà tutto bene. Si accomodi, capitano Field. Buonasera, sergente. Cerco questo campione. Joe Sullivan, uno dei nostri ragazzi. Dove se la faceva di solito? Beh, il porto, i cantieri. Sto inseguendo questo ragazzo da 60 ore. Sono sicuro che è ritornato a San Francisco. Sergente, ho bisogno di lei. Non voglio che lasci il paese. Manderò i miei uomini nella zona del porto.
calma. Era soltanto una sirena. Sto benone. Sicuro. E appena la nave partirà, tutte e due staremo meglio. Simpatico posticino. Ehi, marinaio. Il capitano è un tipo devoto? Eh? Ha con sé una Bibbia? Credo di sì. Se non sbaglio, in mare il capitano può celebrare un matrimonio. Sì, sì, porta fortuna un matrimonio in mare. Andrò a dirlo al capitano, fra un'ora? Sì, tra un'ora circa. Accio! Joe, io... No, non dire niente. Non ne avevo mai parlato prima, ma è come se cominciassimo da capo. Joe, lo vuoi veramente? Certo, certo che lo voglio. Faremo tutto per bene. Luci di San Francisco. Spariranno fra un minuto. Sai, io ho pensato molto ultimamente. Non ridere. Fra 5-10 minuti partiremo. Partiremo verso un paese nuovo. Lasceremo tutto dietro di noi. E forse potremo rifarci un'altra vita in Sud America. Una buona vita. Ci si può riuscire, mi hanno detto. Non ci sono mai stato di persona, ma me l'hanno detto dei miei amici. Dico che è un buon posto. Paese nuovo. Potremmo comprare una piccola fattoria o un negozio. E ricominciare da capo. Onestamente. Avere una casa e forse dei bambini, tirarli su bene, curarli, mandarli a scuola. Ci siamo. Fra 5-6 minuti salperemo. Sai, con tutto quello che abbiamo in testa dovremmo riuscire a fare qualcosa di buono, qualcosa di onesto, senza avere sempre paura della luce del giorno. Perché non smetteva di parlare? Perché l'orologio non si affrettava? Stava dicendo tutto quello che sempre avevo voluto che dicesse per tutta la vita. Le parole erano sue, senz'altro, ma la musica era di Anna. Anna! E improvvisamente mi accorsi che ogni volta che mi avrebbe baciato Anna. Ogni volta che avrebbe parlato, ballato con me, bevuto, giocato con me, sarebbe stata sempre Anna. Anna! Anna! Joe. Joe, ascolta. Ti ho mentito. Quella telefonata non era il portiere, era Ragno. Anna è in pericolo, in grave pericolo. Ed Rick! Guardi dove vai. Già, e tu? Vattene a casa, i ragazzi come te dovrebbero essere a letto a quest'ora.
Dov'è Anna? Su, dov'è? Sta benone, Joe. Sta benone. Io ho i 50.000 dollari per te. Non farai niente, vero Joe? Sei stato sempre un bravo ragazzo. Joe, sai che non porto mai armi. Boccata d'aria pura. E adesso... Oh. La polizia mi ha preso e mi ha portato qui. Ecco là il mio Joe, tra le braccia di lei. Quanta felicità sul suo viso. In cuor mio, so che è meglio così per lui. Questo che Gio voleva.